Per sulle conto correnti a rischio, quali sono le ultime novità? Beh, il DEF prevede in questo senso tante novità, perché tra le altre cose noi dobbiamo dire che la lotta al contante facilita le banche perché chiaramente queste vanno ad abbattere i costi di trasferimento del denaro, di sorveglianza del denaro stesso e quindi come si vede è un quasi un favore che il governo fa alle banche, anche se poi dobbiamo sempre capire se dal punto di vista dell'economia limitare l'uso del contante è un beneficio o meno. Tra le altre cose, noi rammentiamo che in Germania, dove praticamente l'evasione fiscale è di gran lunga inferiore rispetto all'Italia, c'è la libera circolazione del contante. In Svizzera, un paese tanto evoluto, la limitazione del contante arriva addirittura da 100.000 franchi in poi, che sono pari a 90, a 95.000 euro. Quindi, ecco, limitare il contante non significa lottare l'evasione, come praticamente incrementare come dire, i pagamenti con moneta elettronica non significa avere comunque tutto sotto mano, perché poi tra le altre cose noi dobbiamo tenere presente quella che è la mentalità dei cittadini, la mentalità delle persone. Molte di queste non sono abituate ad usare la moneta elettronica. Siamo un paese dove di persone anziane ce ne sono tante, quindi non sono avulse. Abbiamo delle persone che, tra le altre cose, non hanno la possibilità di ottenere carta di credito, assegno o quant'altro, in quanto nel passato hanno avuto delle problematiche con le banche, per cui praticamente a queste persone è vietato l'accesso ai conti correnti, non al credito, attenzione. L'accesso ai conti correnti. Quindi è una iniziativa difficile da prendere, da intraprendere e tra le altre cose, come detto, è vero che si vanno, come dire, a diminuire quelli che sono i costi delle banche, ma tutto questo non inciderà, anzi tutt'altro, positivamente sulla nostra economia.